Bella a tutti lupacchiotte e lupacchiotte e benvenuti in un nuovissimo video di Wolfman Gamer. Io sono un coglione. Perché? Perché io ho registrato senza il microfono acceso e non si è sentita una beata sega. Quindi ho registrato per un'oretta e non ho sentito niente. Quello che ho fatto è stato fare una piantagione di semini per poi fare il grano, che poi mi è servito per temare i pappagalli che adesso c'ho a casa. Sono tenerissimi, ma fanno paura. Perché? Perché fanno tutte le voci dei mob. E quindi quando fanno le voci dei mob tutti spaventi. Ecco, insomma, il video che volevo portare era portare i pappagalli a casa. Ma in realtà non ci sono riuscito. Ho fatto tutto in survival, quindi questo è il mio survival. Ho tutto a casa. Sì, in realtà ci sono riuscito, però non ci sono riuscito a fare il video. Quindi senza dilungarci troppo, io dormirei. Scusatemi tanto, sono un picciu, quindi sotto questo video hashtag picciu che si dimentica di attivare le cose mentre registra. Grazie. Ho due scale. Io metterei le scale qui e farei il secondo piano. Andrei a fare il secondo piano oggi. Ho un po' di terra, ho 10 di terra, va bene, mi servirà per fare le impalcature. Le dovremo finire. Ah, la piantagione che ho fatto è... Wow, quante ossa per il bumbì! Sono mamma! Cacà. Questa. Ah, poi lì sono caduto. Sorry. Poi mi fa... Ah, no vabbè, lo prendo. Voglio farmi anche la canna da pesca, che... Guarda che è utilissima la canna da pesca, eh. Se riesce a... Due? Intendevo fare... Vabbè. Quindi... Qui le canne da zucchero hanno raggiunto anche... i tre blocchi. Alcuni due, alcuni tre. No. Ah, poi possiamo... C'ho anche le mucche. Quindi possiamo fare anche... come si chiama? La farm di libri. La farm di libri è molto utile. Mentre spacco l'albero vi racconto. Così posso fare anche il tavolo degli enchant. Non sono ancora andato in grotta, ma perché è uscita la 1.12 e non è uscito molto per le grotte. Sulla wiki c'è scritto che devo dar mangiare i semini per temare i pappagalli. Ma in realtà i pappagalli con i semini muoiono. Infatti sono morti. Un pappagallo è morto e io mi sono incavolato. E alla fine, con vari video che mi sono visto nel frattempo, ho scoperto che serviva effettivamente i semini. Però c'è anche un però. E adesso cosa me ne faccio di tutti questi biscotti? Ho scoperto che i biscotti ti danno una cosciotta, ma si fanno con due di grano e uno di semi di cacao. E te ne dà 8 alla volta la crafting table di biscotti. Invece un panino te ne dà uno con 3 grano, che il grano ci mette di più. Visto che c'ho il panino ti dà 2 cosciotte e mezzo, il biscotto te ne dà una. Però facendo il calcolo, sai che non sarebbe male avere i biscotti? Cioè, tanto c'ho gli alberi della foresta che danno i semi di cacao. Basta spaccare il cacao. Quindi a posto. Mi scuso ancora mentre... Perché non ho registrato l'audio. Sono uno sbadato. Hashtag sbadato. Per farlo con voi questa serie. Ma se continuo a fare il sederone così, poi alla fine... Poi avete ragione voi a dire: ma perché tagli così tante parti? Perché mi dimentico di settare le cose. Infatti sono qui da ben un'oretta e mezza a registrare, ma ho appena iniziato a registrare per voi. Perché non avevo l'audio. Vabbè, ci ritorneremo nella giungla per i gatti, quando avrò una canna da pesca. Forse adesso... No, adesso peschiamo, sì, perché... Così, per il prossimo episodio prendo anche i gatti e faccio la casa zoo! Il prossimo episodio si chiamerà Casa Zoo, ho catturato i gatti. Ho già il titolo per la prossima parte. Con quale ferocia sto
Così, ottimo, 4. Ma ti pare? Ti pare sì. Boom! Senza l'ausilio del libro ho una canna da pesca e non ho paura di usarla. Ho fatto un casino di zucchero perché pensavo che con lo zucchero si prendessero. Mi ricordavo di aver visto qualcuno che prendeva i pappagalli con lo zucchero. Ma in realtà vediamo cosa mi esce. E spero quella zompirla. Vabbè, io spero la quella tutta incantata di sono Sanpei il pescatore. Voglio trovare un pesciolino. La canna da pesca super enchantata con uno sputo di vita che non posso riparare perché non ho un'incudine. Almeno posso trovare una lì. Il pesce palle pure velenoso, ma che sfiga che ho. Non ho settato il microfono prima e adesso non trovo niente. Cos'è? Ah, cos'è lei? È un pesce normalissimo. Uscite! Esci il pesce! No, non funziona. Ma tutti i pesci diversi prendo. Vorrei anche una sella, una crafting. No, una sella, qualcosa di bello. Altro pesce. Guarda che sti pesci potrebbero essere utili per i gattini, eh. Sì, non mi serve mangiarli, c'ho già il resto. Ma devo dargli crudi o devo dargli cotti? Per i gattini, che se sono i ghepardi. Cle? Devi andare con shift. Perché se no scappano. Quando li temi diventano carini. Però prima sto facendo Sanpei. Yeah, 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 yeah. Non ho voluto fare la mia casa con quella della strega. Perché? Perché non ho voluto rovinare la casa della strega. E più mi piaceva più una casa sulla terraferma che in acqua. Quindi va bene così, dai. Sta tornando buio. L'ultima pescata del giorno. E lo Sam, e il Sanpei mette via la canna da pesca. Faccio un'altra chest. Perché serve. Poi vado a prendere del grano e mi faccio il piano sopra della casa. Dai, va bene, dai. Sanpei va a casa riposare. La li la lula. Si dorme. E adesso vado qui. Prendo questi. Faccio così. Faccio bada bam. Vado qui. No, prima che lo ammazzo. L'ho liberato, giusto? Spalla mia! A posto. Qui metto i blocchi inutili per adesso. Ecco. Andiamo anche a distanza la partita per prendere. 1, 2, 3, 4. Dai, sì, 16 mi basta. Urca se mi basta. L'ultimo esemplare che mi manca è bianco e basta, bianco. No, bianco con la crestina. Ma guarda come è venuto bene. Vado a prendere anche dei legni diversi, solo questo no. Tanto guarda che legni c'ho. C'è legno normale. Poi quando ci avrò anche le cose faccio le shears tutto, faccio la casa più bella del mondo. Eccolo qua, l'altro legno. Quello più chiaro. Il legno più chiaro. Per ora ce li ho più a muzzo queste. Poi mi faccio fare anche una farm con i pistoni che li tagliano completamente. Ecco, quelle là più lontane, almeno verso casa mia si vedono. La vercetta è sbloccata. Non posso scrivere il legno normale, ma va bene comunque.
stellato legno. Che bello chiaro. Da un'anima soft alla casa. Che di solito le faccio con il legno scuro le case. Quante pecorelle. Ah, se mi vedete con metà parte della faccia usannata, perché c'ho la finestra senza niente, perché non farebbe troppo caldo. Ce l'ho qui, io lo porto dietro questo. Quindi ho preso 21, quanto mi dà con 21? A posto. Prendo l'ultimo e almeno il pavimento riesco a farlo. Oh, brutta cosa! Io sono acculturato di Minecraft, gli altri dicono un gioco. In realtà mi piace. Qui lo dico e non lo nego. Il mio canale avrà principalmente Minecraft come gioco, poi avrà gli altri, sì. Ma Minecraft normale, tipo Vanilla, sarà la serie più principale che io porterò. Dato che i minigames, con tutta la buona volontà che ci voglio, voglio mettere per portarli, il problema è uno. È che quando registro con l'Elgato, l'Elgato fa Pirbeo! E io i minigames ce li ho a fondo, cioè nel senso che non ce li ho perché non mi connetto online, mi si disconnette il wifi, dovrò la fibra, cioè sarà tutta un'altra storia. Qui voglio fare un po' il pavimento a caso, perché a caso vengono dei motivi che non ti aspetti. Infatti guarda già qui, mi piace questo stacco qua strano, non previsto e non simmetrico. Poi capirete il mio stile paxerel. Poi quando avrò più materiali forse modifico anche un po'. Per ora voglio fare una casa degna di uno che è solo al secondo episodio e già ha una bella casa. Quindi non può essere stratosferica. È la tua casa definitiva? Sì, sarà la mia casa definitiva. E intorno ci costruirò tante mille cose. E ho finito i blocchi. Che bello. Proprio. Ah, questo non posso qua. Così, almeno qui faccio una cosa del genere, no? Voglio vedere se ci sta bene. Sì, ci sta. Qui davanti equilibrista. Voglio solo qui fare sta roba qua. Con lo shift, così non cadi. Regole di costruzione: fare le impalcature quando serve e lo shift per non cadere quando ti devi sporgere per mettere. Ecco, con lo shift sono andato sul blocco che devo rompere. Che babbo. 2, 3, 3. A posto. E ora voglio farlo tutto di questo qui chiaro. Verrebbe una cosa stupenda. Però per ora io devo dormire. Uè, pappa verde. Venki. Ma sta diventando notte. Ah. Oh. Si sfera. Mentre gioco mi piace anche raccontare. Ops, scusate, avrò fatto prendere un colpo a qualcuno. Però dai. Quando uno youtuber parla a caso è perché vuole mettere i tag. È un segreto dello youtuber. Parli a caso è perché vuoi tag. Infatti metterò nei tag la parola tag. Vedi? Non ti dà manco una coscia. No, sì che te la dà la cosciotta, però dato che c'avevo un pochino di cosciotta io prima, non te la dà tutta. Perché riprende un po' di cosciotto di prima e poi ti dà, sì, te ne dà un'intera. Ok.
ti posso spiegare tutte le car perché sono pro per questo. Però oh, mi sono guardato il tutorial della Iron Titan. Però la farm di quest'anno di Surreal Power dell'oro è una figata. E non vi dico, è la miglior farm d'oro che ho visto per ora. Però l'Iron Titan è improponibile. Serve un chunk intero per farla, anche di più. Porca boia, se... Ah, poi faremo anche un magazzino, credo nel prossimo episodio o ancora in quello dopo. Non ne so. Se capite quello che sto dicendo, il video... Questo non è stato proprio banale banale. Forse un po' il video, ma quello che ho detto non... Semplicemente devo finire il tetto qui con questo e poi stoppo il video, tanto c'è qui. Poi diventa una cosa bella, eh. Cioè, non è proprio banale come sembra. Lo tappo tutto offline, vabbè, e poi inizio ad alzare i muri. Quindi, per questo video è tutto. Vi rimando a un prossimo video e vi saluto. Ciao Lupacchiotti!